E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Tabs, dove andremo a provare questa volta delle unità che con questa mappa, beh, oddio, non ci stanno proprio benissimo. Però, da come l'ha rinominata il gioco, dovrebbe essere la mappa fatta apposta per queste unità. E non sto parlando della classica fazione degli Ancient che abbiamo visto e rivisto milioni di volte, bensì. Tra l'altro hanno ritesturizzato il nostro Snake Archer, guardate ora che bello che è. Bensì utilizzeremo i veri e propri romani, come ben vedete, unità sempre create da me. Se vedete traduzioni sbagliate, non sono realistiche, ve lo dico già. Se vedete traduzioni sbagliate, se vedete che sono in inglese perché voglio, sono work in progress intanto e voglio anche pubblicarle, quindi c'è quello da dire. Abbiamo il centurione romano, che è anche una peculiarità che magari i meno attenti di voi non noteranno. La barriera, la testuggine, anche questa è molto particolare. La crossbow, che a quei tempi in teoria non c'era, però era per dare un'arma in più e non usare sempre il solito arco, visto che un arco, o meglio, ho sempre quelli, ma non cambia la potenza di fuoco, non cambia nulla. Questo è spawnato male. Niente, ah, ok, ora è spawnato bene. Il tizio con una lancia, letteralmente, una enorme lancia. Il Clam Soldier, vabbè, ok, dopo questo ve lo spiego. Il lanciatore di Pilum, che era una lancia romana leggera, e il generale romano. A questo punto ve le presento un po', vabbè, questi non hanno tanto bisogno di una presentazione. Lui è quello che ha bisogno di una presentazione. Lui, in poche parole, lancia le conchiglie. Ho messo anche il blu proprio per ricordare il mare. E poi ha una mazza che dovrebbe essere chiodata. Io non so se è tipo non è texturizzata, ma come vedete non è chiodata. Però c'è scritto spiked, quindi in teoria dovrebbe essere così. Vabbè, comunque è ancora tutto in beta questo gioco, quindi ci sta. E quindi va avanti con la mazza, la clava lì, e nel mentre tira conchiglie. Dopodiché, quando le ho aggiunte, però si possono utilizzare tranquillamente. Anche qua c'è il centurione, tra l'altro, vabbè. Ecco qua, le barriere, proprio come fosse un muro, una fortificazione. Magari se vogliamo fare che attaccano veramente una città, questo ha puramente senso. Quindi adesso faremo un po' di battaglie, saranno battaglie molto a caso, diciamo, in cui vi farò vedere le unità e cercheremo anche, boh, magari potrò fare qualche livello della campagna. Ad esempio, qua potremmo mettere le barriere, ok, mettere la testuggine, che è molto forte perché non è tanto l'avere due scudi, ok? Perché comunque costa 180, quindi sia un po' più economica perché con 100 ne hai solo uno. Però alla fine non protegge più di tanto averne due. Sì, l'area di protezione è più grande, ma cioè neanche più di tanto. Insomma, se adesso qua dietro andassi a mettere tanti di loro, vedete, ora li ho messi anche abbastanza distaccati. Se li mettessi più vicini, magari. Vediamo se riesco proprio attaccati. Ok, così vedete che bene o male c'è uno spazio in mezzo, ma uno spazio che, non, che dà sul nulla. Quindi comunque non verrebbero colpiti. Però, come vedete, sì, hanno un casco, ma su Tabs i caschi non valgono, quindi se viene colpito anche qua sopra, lui prenderà danno. Ho fatto un video su un giubbotto antiproiettile, ad esempio. Andatevelo a guardare. Questi invece hanno questo particolare casco, che è l'unico in tutto il gioco che para i colpi. Quindi se anche gli arriva un colpo di guancia, ad esempio, che arriva dall'alto, loro saranno protetti. E questo li rende veramente, veramente forti. Dopodiché, mettiamo magari un paio, tipo tre di crossbow da una parte e mettiamo del pilum, 3 e 3 facciamo, dai. So che sono effettivamente nascosti dalla barriera, ma la cosa bella, che non so se penso sia dell'ultimo aggiornamento o uno degli ultimi, possono sparare oltre che attraverso le grate, attraverso tutto il muro. Quindi loro potranno effettivamente sparare venendo comunque protetti dai muri. E ciò è fantastico, secondo me. Dopo magari mettiamo tipo dietro a condurre tutto un generale. Ora fatemi bloccare quelli che dovranno starsene fermi al loro posto. Ecco, il generale no, magari.
perché così evitiamo che qualcuno parta per i cavoli suoi, perché ho provato a togliergli il movimento dalle impostazioni, ma non puoi farlo, puoi ridurlo al minimo, ma si muovono comunque e si rovina tutto. Quindi io direi che è una fazione, anzi un esercito ben nutrito. Saremo pronti a vedere belle battaglie, non hanno tanti poteri speciali, nulla di che, quindi c'è anche molto poco da spiegare. Per magari fare tipo i barbari. Oddio, potremmo mettere ad esempio i vichinghi, sono l'unità che penso si avvicinino di più, no? Oh, ok, mettiamo ad esempio un piccolo esercito di vichinghi di qua. Dei berserker, non voglio metterne troppi perché comunque, come vedete, sta salendo il costo. E proviamo a mettere uno Jarl. Prova così, magari metto to degli headbutter. Ok, quindi prova così. Un esercito molto più nutrito, anche più costoso effettivamente. Allora io provo a mettercene di più, ma secondo me perdono malamente, io ve lo dico. Andiamo più o meno allo stesso costo. Vabbè, dai, c'è poca differenza. Ecco qua, ora sono anche oltre. Ok, adesso siamo alla pari. Siamo bene o male alla pari. Però c'hanno lo Jarl. Che lo Jarl. Soprattutto con l'ultimo aggiornamento è bello tosto, quindi non so come andrà a finire. Già vedo un leggero lag. Ok. Allora, partiamo subito. Già hanno iniziato a sparare, ma loro hanno lo scudo, quindi si potrebbero anche ucciderne. Esatto, qualcuno. Guardate questo com'è, è morto, effettivamente. L'hanno preso al collo. Però non so quanto potrebbe andare. Provo a scendere in battaglia come generale. Ok, io li lascio fermi là dove sono. Ok. E aspetto che la battaglia vada avanti. No, ok, mi butto, mi butto. Vai. C'è troppo lag, non posso lasciare il gioco senza il ralenti. Complimenti, hai appena ucciso il tuo alleato praticamente. Ok, dai, generale. Ce la puoi fare. Se penso si sia preso un colpo. No, l'ha parato. Però è assediato. Ok, provo ad andare io prendendo un po' a caso perché come vedete non si vede nulla. Oh, ok, dovrei. Forse aver fatto un po' di casino. Sì, ho visto un'ascia volare. Però non sono sicuro di come andrà la battaglia. Molti barbari sono morti scontrandosi contro la testuggine. Questo sta evocandosi i pilastri di ghiaccio. Nel mentre qua, ok, stanno cercando di ammazzare un barbaro, ma nel mentre li hanno uccisi tutti. Quindi la battaglia potrebbe seriamente essere ribaltata. Ok, sì, c'è stata una creazione dei muri di ghiaccio che hanno rallentato le unità, ma allo stesso tempo l'hanno anche lanciata in aria e se le sono lanciate contro, cioè sono lanciati addosso i muri, va bene. E il generale è vivo, signori, il generale è vivo. Ok, sta per scontrarsi contro lo Jarl e penso che perderà. Guardate questo dove è volato. Ok, va bene, molto strano. E lui si è lanciato invece, pur avendo una crossbow, si è comunque lanciato contro di lui. E penso ci stia per morire. Eh sì, lo ha affettato praticamente. Mentre un corpo, ho visto volare un corpo. Attenzione, ha dato un calcio all'indietro e l'ha ucciso. Attenzione, il generale romano, tatticissimo, ha dato un calcio all'indietro al barbaro, uccidendolo tra l'altro. E non solo ha schivato il colpo e quindi è rimasto in vita, come ben vedete, con una posa anche molto scenografica, merita uno screenshot. Ma poi, giustamente, ha distratto lo Jarl che è stato preso alle spalle ed è quindi perito sul campo di battaglia. Ok, non mi aspettavo una fine così. Sono stati distrutti i barbari. Oddio, anche i romani se la sono prese di botte. Adesso cambiamo un po' le carte in tavola. Facciamo così, mettiamo la linea. Con questo è difficile, però. Vabbè, to, la metto più o meno così. Ok. E adesso cercheremo di creare una fortificazione romana. E voglio vedere se i barbari riusciranno ad entrare. No, un po' come se questo fosse, boh, un punto di interesse o rappresenta una città. I barbari volessero entrarvi. Ok, facciamo così. Non sto neanche a mettere, ragazzi, gli arcieri di ghiaccio. Perché non so se lo sapete, ma non fanno danno. E quindi congelano e basta. Ma avendo gli scudi, posso anche provare a metterli. Ma capite bene che non servirebbero. Aggiungerebbero solo maggiore lag. Ecco, mettiamo due mura. Perché qua, se no, la situazione è stretta.
Ok, perfetto. Quindi abbiamo la fortificazione frontale, andiamo a metterci sempre quello per bloccare, perché altrimenti qua è un bordello. Ok, e nel mentre come facciamo? Perché se io le metto qua ho paura che vadano poi a cadere. Magari le crossbow hanno un pochino più di raggio, le mettiamo qui davanti. Ok? Mettiamo magari un generale qui. Non voglio mettere troppe persone, e magari to un po' di loro. Ok, che probabilmente andranno avanti, ma noi non ce ne frega niente. Se cambiasse al posto di fare loro, magari mettiamo una rivolta, no? Questa tipo è la casa di un re, mettiamo, di un imperatore, anzi. E c'è una rivolta, ok? Le tasse sono salite e i contadini si sono ribellati. Mettiamo anche un po' di loro che sono immuni alle frecce, per la maggior parte delle frecce, poi non tutte. Mettiamo un po' di loro. Ok, sono comunque a 49 contro 21, sì. I soldi sono quel che sono, però purtroppo il gioco questo mi permette di fare perché ho paura che laghi tutto, però noi lo faremo uguale. Ok, no, non lagga, meno male. Allora, come immaginavo, i soldati armati di Pilum stanno avanzando, ma nel mentre i crossbow hanno già sparato. Guardate che roba. Sono pochi colpi, ma comunque dovrebbero. Se colpiscono fare danni, ecco qua, infatti questo l'ha preso proprio in piena testa. Ha colpito solo uno, davvero? Non vedo altri morti. Seriamente? Due? Vabbè, meglio di niente. Ok. Oddio, si sono tutti incolonnati. Va bene. Non so se sono male o no. Stanno avanzando, signori, i contadini. I contadini stanno venendo respinti però dalle barriere. Tanta roba. I soldati armati di Pilum sono andati in prima linea dietro le crossbow. Bella tattica. Questa è stata una genialata da parte loro perché i soldati col Pilum hanno uno scudo e possono quindi proteggere i nostri soldati invece armati di balestra, che hanno comunque un coltellino, quindi non so se è lo stesso il generale, no, è diverso. Quindi comunque possono difendersi. Ok, vorrei prendere il controllo del generale. Guardate che caos. Dovrei scappare io. Dovrei essere l'ultima risorsa, essendo il più forte. Ok, poi sono il generale, insomma. Non devo farmi troppo avanti. Ok, invece pensavo male, infatti mi sono subito tolto. Però, come vedete, mentre che scappavo, hanno ucciso tutti i contadini. Pochi sono morti dall'inizio e pochi sono morti sulle scale. Sono morti tutti qua. Sono stati attaccati dei soldati armati di Pilum che, quindi, come avevo detto io, con gli scudi li hanno bloccati e quelli dietro con la balestra li hanno ammazzati a loro volta. Poi con lo scudo possono attaccare, quindi fanno anche un danno bestia, quindi c'è anche da dire quello. Guardate, li stanno ammazzando tutti. Attenzione, ma sembra che abbiano migliorato la... Ok, hanno vinto. L'intelligenza artificiale su Tabs. Ora, magari mi sbaglio, è solo una coincidenza, ma l'ho vista più attiva queste volte. Va bene, adesso queste sono tutte battaglie abbastanza programmate. Andiamo magari a cercare di fare qualche battaglia. Tipo qua. Ma sì, dai, andiamo un po' più avanti. Andiamo a fare tipo questo. Che tra l'altro è sempre nella mappa giusta. Siamo sempre in Ancient, signori. E andiamo a cercare di vincere le battaglie con le nostre fazioni romane. Allora, qua abbiamo tantissimi armati di scudo e di lancia, di una piccola lancia, come i centurioni. Questi non li ho ancora usati, neanche questi. Quindi io metterei un po' di loro, che sono molto buoni, Boh, ci butto un Clam Soldier, magari. E mettiamo dietro un generale, proprio come ultima speranza. E toh, mettiamo anche un armato di Pilum a caso. Non ho altri soldi per mettere nulla, quindi andiamo. Ok, loro come vedete corrono con la loro lancia, caricano e gli infilzano praticamente. E fanno un bordello perché non solo fanno danno con la lancia che possono attaccare anche da molto vicino in realtà, ma come avete probabilmente visto danno anche calci. E sono molto forti. Guardate, hanno già vinto. E mentre quello spawnava le conchiglie qua, hanno già vinto. Comunque anche le conchiglie, stavano subito attaccando. Niente male.
Potevo vincere con molti meno soldi. Ah, vabbè, questo livello, vabbè, non ho i soldi, ma questo è il classico livello. Dai, mi ha ucciso male. Ok, adesso trovo una soluzione intelligentissima per batterlo. Tra due bardi. E io sarò quello dietro. Sono caduto. Ok. Dai, vieni. Vieni. Maledetto, vieni. Vieni. Oh. Guarda la potenza del bardo. Ti sto schiacciando. Ho vinto, signori. Bardo troppo forte. Va bene, andiamo avanti. Abbiamo un re e abbiamo una formazione di scudi. È un problema. Ma neanche tanto, ora che ci penso. Possiamo mettere degli spearmen. Così. E dietro andrei di soldati armati di Pilum. Vediamo se va. Non credo, modestamente. Però vediamo, vediamo. Comunque, non dovrebbe essere una tecnica poi così brutta. Ok. Uno si è lanciato in acqua. C'è uno scudo. Ci sono dei morti. Sì, uno si è lanciato. Complimenti, genio dell'anno. Ok, stanno cercando anche di affrontare il re. Però il re ha avuto la meglio, almeno questa volta. Attenzione, però ce n'è comunque uno vivo che si sta lanciando contro i soldati armati di Pilum, che però hanno vinto. Beh, una lancia conficcata nello stomaco, effettivamente. Ah, vabbè, qua me la servite su un piatto d'argento, se posso dirlo. Mi basta mettere tantissimi armati di crossbow. Ah, non posso metterne tanti, però. Allora, Pilum, scelgo te, vai, andate. Ok, così penso che abbiamo vinto. Perché uno potremmo uccidere tutti loro e due faremo così tanto danno a lui che lo shotteremo ancora prima che possa venire curato. Vediamo. Sì, la mia ipotesi era corretta. È morto. Ok. Ok, potete anche avanzare. Andate un po' avanti, che magari li colpite con lo scudo. Anche se in realtà fanno danno, sti qua. Sono maledetti perché. Intanto le botte. Cioè, io sono stato colpito in testa da un mio alleato. Cioè, ma voi siete veramente così stupidi? Mi state colpendo a vicenda? Ok, consideriamo questo livello superato. Non c'ho voglia di farlo tutto. Dov'è che eravamo? Eravamo qua. Oddio, Heavy Swings. Oddio, beh, ci daranno tanti soldi. Oddio, no. Oddio, no. Va bene. Pilum, vai! Ormai è diventata la mia unità preferita. Che fa un sacco di danno. Li abbiamo shottati, quelli in prima fila. Dovevo metterli più indietro. Avevo paura che non potessero colpire, ma mi sa che più indietro sarebbe un pochino meglio. Tipo così. Ma andate avanti uguale, allora siete stupidi. Siete stupidi! Vai così. Oh, guarda, è già morto uno Jarl. Che è il più forte fra tutti, voglio dire, quindi. Una volta doveva essere il più debole. No, il più debole no. Però comunque non doveva essere così forte. Ma lasciate stare che questo gioco è fatto bene. Vai, morici. Guarda lance che ha conficcate dentro di lui. E tuo cuore. Oh, la mia lancia l'ho ammazzato. Ok, dai, facciamo l'ultimo livello. Vabbè, no, questo, vabbè. Ok, questo sarà il penultimo livello. Seriamente? Oh, ok. Andiamo a fare questo, che è l'ultimo. Posso avere come ultimo livello questo. E io uso un solo di lui. Perché lui tirando le clams. Guardate un po', posso andare a inseguirli. Quindi ammette che io sono in un lato a ucciderli. Avrò le clams dal lato opposto. Faranno tutto. Guardate, guarda quanti ne hanno uccisi. Clams, andate. Potete farcela, siete conchiglie. Ma ce la potete fare uguale. Andate. Andate. Ok, ho anche un potere con bara spazzatrice che non ricordo. Penso di poter semplicemente dare i calci. Dai, muori. Dai, è morto. Chi rimane? Chi rimane? Oh, mi posso lanciare? Ecco cosa potevo fare. Vai, si è ammazzato l'ultimo. Va bene, ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. E niente, lasciate like, iscrivetevi. Siete morti malissimo. E beh, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!